Buongiorno e bentrovati in Casa Pagnello. Oggi prepareremo per voi la carbonara secondo me. Per la nostra carbonara servono 100 g di guanciale, 100 g di pecorino, 2 uova, 300 g di pasta. Iniziamo. Che stai facendo? Sto togliendo la cotella. Lo vogliamo raccontare questo? Questo che adesso sto assaggiando io, che Giulia sta cubettando, è un ottimo guanciale di maiale nero invecchiato praticamente poi messo ad affinare nelle vinacce del Nero di Troia. Quindi veramente speciale. Hai detto lo spicchio d'aglio? No. Questo è un aglio particolare, perché è l'aglio che viene da Del Ceto, provincia di Foggia. Va bene, andiamo avanti. Adesso prendiamo l'uovo, le uova. Adesso rompi le uova? Sì. Dai, rompi le uova. Come sa fare bene mia figlia. Eccola. Number one. Scende. E questa è paperissima. Beh, lascialo stare, dai. Non vuole venire. Lascialo stare. Vabbè. Vai. Oggi mangeremo carbonara con bucce d'uovo. Non è caduto niente. Vedi un buco a questo. Non lo so. Ecco come Giulia rompe le uova e soprattutto le sbatte. Ma quanto è bello questo attrezzino mitico che stai utilizzando. È proprio uno sbatti uova? No, in realtà questo era un oggettino che si trovava lì che un po' di tempo fa per fare i cocktail. Ora prendiamo i nostri 100 g di pecorino e ce li versiamo all'interno delle uova. Va bene, a questo punto Giulia dovremmo mettere per forza in stand by, perché aspettiamo la mamma che si avvicina. E questi sono invece i magnifici troccoli o bigoli o spaghetti alla chitarra che facemmo un po' di tempo fa in un altro video, impastati con l'estratto di bietola. E io adesso assaggio un altro pezzo di guanciale. A dopo. Che stai facendo? Devo premere l'aglio e metterlo. Perché me lo chiedi? È la tua la ricetta. Vai amore, vai. Che cosa mancava qui allora? Il sale e un po' di pepe. Vai. Come ti piace a te? Non devi chiedere a me. Pepe, perfetto. Ma io direi che potresti fai vedere la crema che è venuta fuori. Ah, che bella. Ok, andiamo avanti. Salato l'acqua della pasta? No. Sta bollendo, sì? Sì. Perché lo sai che il sale si mette solo quando l'acqua bolle, sì? Mm-hmm. Vai. Perfetto. Sento che l'aglio inizia già a spigolare. Vai. Una ricetta in presa diretta. Che stai facendo ora? Devo mettere il guanciale a soffriggere con l'aglio e l'olio. Ok. Vai. Ho
Io direi che potresti anche calare la pasta a questo punto, no? Sì. Prendi tutto il piatto, dai, non essere... Ok. No. Giriamo la pasta. Vai, vai! Abbassa un po' il fuoco. Ma che profumo! C'è da impazzire! Teniamo basso il fuoco, così almeno quando viene fuori la pasta andiamo direttamente in padella, giusto? Sì. È sporcato tutta la cucina, ma la mamma mia, come devo fare? È come sprigola. Gira la pasta, fammela vedere. Ma che bella, che bella. Sollevala un po' una. Mamma. Vai, vai che ce la fai. Non ce l'ho fatta io. Così mi brucio. Aiuto! 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 Abbiamo spento la cappa. Ci siamo? Sì, è pronta. Ah, l'hai assaggiata? No. Assaggio io? No. Beh, vai. Vai. Beh, vogliamo provare a mantecare? Prova, vai. Dai una botta di spatellata, vediamo se... vediamo se dobbiamo pulire la cucina subito. Vai, spatella, vediamo. Che significa? Vabbè. Ce la fai? Allora è proprio... Basta. Un mostro. Ce la faccio. Anche la telecamera si è girata, visto? Beh, mettiamo un altro po' di acqua di cottura. E adesso che facciamo? Uovo. Che cos'è uovo? Si mette l'uovo. E poi spegniamo o lo lasciamo acceso? No, si spegne. Ok, dai, proviamo, vai. No, mettilo. No. Vai. Non ho fatto niente. E vai con la frittata di spaghettone verde. Io inizierei a spegnere la fiamma, altrimenti veramente facciamo un frittatone. Dai, gira, che si è fatta già la frittata, dai. Gira. Manteca. Possiamo vedere se... Facciamo una saltatina? Ok. Oh! Sembra di stare sulla giostra. Ma... Metti anche un po' un bel cucchiaione di cremina. Andiamo.
vedi l'ora di mangiare? Eh sì, c'ho fame. Cremina frittatina. Quasi. Ma buon appetito con la carbonara secondo Giulia. Alla prossima. Ciao.